I racconti di Bibi, l'accoglienza parte anche dai bambini, seconda edizione generale culture non razziste. Sì, siamo qui nell'ambito del progetto dell'assessorato al welfare del comune di Bari perché il nostro tema, il tema dell'edizione 2015 dei racconti di Bibi è stato l'accoglienza all'altro. Noi abbiamo promosso laboratori nelle scuole con Teresa Petruzzelli, una scrittrice e drammaturga che ha portato i bambini a ragionare su questo tema. Abbiamo ricevuto 430 racconti e di questi 17 sono i vincitori ufficiali, i loro racconti saranno pubblicati in un libro vero, in un libro che sarà edito dal Consiglio regionale della Puglia, mentre tutti i racconti li potete leggere sul nostro sito dedicato al concorso iraccontidibibi.it. Piccoli talenti che si misurano con temi già impegnativi. Sono rimasta molto sorpresa dal leggere quanti dei racconti che hanno scritto i bambini di tutte le età rappresentino un modo di misurarsi con una visione del mondo, con la giustizia, con il tema dell'immigrazione, con il tema del rispetto della natura, con una capacità di essere originali, ecco, di esprimere proprio un'idea di come dovrebbe essere il mondo, come dovrebbero essere rispettati i diritti, cosa che nel mio ruolo mi sta particolarmente a cuore. La vera difficoltà è stata attribuire un valore, un voto a questi racconti. Io li avrei davvero premiati tutti perché hanno rappresentato veramente un mondo a cui noi adulti non riusciamo a fare attenzione, il mondo dei sogni e dei desideri dei bambini. I racconti di Bibi non finisce con la premiazione? No, non finisce con la premiazione perché continua, abbiamo diciamo gettato un seme, vedete questa cassetta bianca, abbiamo consegnato i premi alle scuole vincitrici e li abbiamo consegnati in questa cassetta. Questa cassetta servirà per tutto il 2016 a scambiarsi i libri, vuol dire che ogni scuola che è intervenuta e che ha vinto i racconti avrà in dotazione questa cassetta dove sarà promosso lo scambio dei libri per tutta la famiglia. È una cassetta che è già presente in alcuni esercizi commerciali della città, non solo centrale ma anche insomma tutta Bari metropolitana, e quindi invitiamo tutti gli esercizi commerciali a scriverci a marketing@cittadebimbi per capire come si può aderire all'iniziativa.